Aspetti anche tu il titolare? Già, e pare che del titolare non ve ne sia nemmeno l'ombra. Quando si deve pagare? Sai, ho ascoltato mentre cantavi questa canzone. Ah sì? Sì. Cosa ti è rimasto? Ma quella frase che dice chi tiene chiuso il muso è un uomo intelligente, chi tiene chiuso il muso. Mi piace. Vede? Senti, dimmi un po', tu invece che ci fai qui? Io sono venuto a scaricare la merce. Mio padre aveva un terreno di meloni. Me lo ha regalato. Ah, quindi tu campi di meloni? Campi? Ettari. Distese sconfinate di meloni. No, ma comunque, io intendo dire tu vivi di meloni. Ah, in questo senso, sì. Io vivo di meloni ogni giorno, Però vendo anche i fichi. Quelli piacciono sempre. Però, scusami, detto tra me, se ti frutta qualcosa. Come? Scioffo io. Essendo meloni. Ma sai, alla fine io ho un futuro assicurato, Ho un conto in banca cospicuo. Sarà forse cospicuo? No, cospicuo mi hanno detto, così mi hanno detto. E il problema è svegliarsi presto la mattina, sai, prendere le attrezzature, gli operai, il furgone, le carte, la burocrazia. E questo ogni giorno, un po' stressantello, Però, soltanto così riesci a pagare le bollette. Questo è l'unico modo. E la pancia ti assicuro che poi ce l'hai piena. Beh, effettivamente interessante. Ma sai, nel mio caso invece è diverso perché il mio lavoro si basa sul pensiero. Ah, e tu che lavoro fai? Beh, sono un musicista. Ah, io sono un artista. Ah, fantastico. Senti, il mestiere? Questo. E credimi, è più che sufficiente. Perché devi capire che quando imbracci una chitarra è come se avessi l'occasione per un attimo di entrare in un nuovo mondo, il tuo mondo. E potessi aprirti il petto, tirar fuori il cuore, metterlo su di un foglio ed è lì che sorge una canzone. Sì, ma dai, per cortesia. Facciamo un esempio. Prendimelo. Trattalo male. Sì, lascia che ti aspetti per ora. Non farti vivo e quando lo chiami fallo come fosse un favore. Fa sentire che è molto importante, lo sa bene amore e crudeltà. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal camion nessuna pietà. 5 euro, 2 euro, mezzo chilo signora. Hai capito adesso? Tutto? No. Anche il melone è musica. Ah, il melone è musica, in questo senso. Ma lo sai che è una bella voce? Davvero? Sì, poi mi piace, è grinta quel graffiato. Potremmo pensare di fare qualcosa insieme. Ma io sono soltanto un commerciante di frutta. Sì, ma ti ho visto, sei anche molto ben assortito. Grazie. Guardare al futuro, lanciarsi in un nuovo mercato. Questo è un rischio, io me ne intendo di mercati. Questo ti assicuro che è un rischio. E se invece fosse un'occasione? Un'occasione? Guarda, voglio mostrarti una cosa. Ho un progetto qui che pare che ti caschi esattamente a pennello. In realtà era di un mio vecchio collega morto, però... Dimmelo! E allora forse non è il caso, Ma non lo sai che sono le occasioni che non vengono mai a caso? Però hai ragione anche tu, non ci siamo ancora presentati, mi chiamo Robert! Ah, piacere, Mirko! Mi sei simpatico, Mirko. È fatta, no? È fatta che cosa? Il tuo camion, il tuo panico, i tuoi campi di meloni, distese di gente che acclamano il tuo nome funzionerà. Ma sai perché? Perché? Perché lo spettacolo siamo noi. Lo spettacolo siamo noi. Stare qui a capire, voglio non dover soffrire, e come loro star davvero qui.
mani, con le foto poi saremo taggati. Quando tutto sta finendo, siamo lo spettacolo! Questo è lo spirito giusto, Mirko!